Io fui il primo a stringere la mano al caro amico Mattei la mattina del 27, quando il suo elicottero atterrò a Gagliano Castelferrato. E i loro collaboratori, ringrazio il comandante della stazione dei Carabinieri, ringrazio la sua media Enrico Mattei e l'istituto tecnico di Dalele Montalcini, ringrazio il centro ricreativo anziano e pensionato, ringrazio tutti i sodalizi che hanno dato la loro adesione. Come di consueto, il 27 ottobre rappresenta una data da ricordare per tutto il mondo, ma soprattutto per noi gaglianesi, con particolare riferimento alla generazione mia e di noi soci dell'Associazione Primavera Federale. Ecco, questa associazione è nata nel 1992 per mantenere vivo nel tempo, con memoria e quant'altro, il geniale spirito e ricordare sempre con opportune iniziative commemorative la figura e le opere del fondatore e primo presidente dell'ENI, l'ingegnere Enrico Mattei. Desidero rivolgere l'attenzione a tutti, ma in modo particolare ai giovani, perché sono loro che rappresentano il futuro. A loro, spero, con pochissime parole, di trasmettere le emozioni e i sentimenti vissuti dalle nostre generazioni. Era il 27 ottobre del 1962 quando a Gagliano arrivava l'ingegnere Mattei. Con il suo arrivo giungeva anche una nuova speranza, la speranza che, così come in altri posti, avrebbe cambiato le nostre vite, creando lavoro e benessere per tutti. E in effetti, sia direttamente che indirettamente, ha cambiato la vita ai gaglianesi. L'ingegnere Mattei parlò alla popolazione gaglianese affacciandosi sulla piazza Monumento dal balcone del signor Caporale. C'era tantissima gente e tantissimo entusiasmo. Purtroppo, la stessa sera di quella giornata piena di speranze, gli organi di informazione hanno comunicato una triste notizia della morte dell'uomo che per un giorno ci aveva fatto sognare. In tutti noi subentrò un profondo sentimento di sconforto. 55 anni fa dalla gioia siamo passati bruscamente alla tristezza. L'ingegnere Enrico Mattei, un uomo che aveva contribuito a fare grande l'Italia, era morto schiantandosi col suo aereo a Pascapelo, in provincia di Pavia, giusto poco prima di arrivare a Milano. Tanti sono stati i lati oscuri di questa tragedia, che sono stati chiariti nel tempo. Il giudice Vincenzo Caliglia ha ribadito con forza che non ci sono più dubbi sulle cause della morte del presidente dell'ENI. Tutte le prove sono concordi nel dimostrare che la caduta dell'aereo di Mattei è stata causata da una bomba che è esplosa azionando il comando di apertura del carrello. L'unico tassello mancante di questa infinita storia è l'identificazione degli esecutori e dei mandanti. Rimanendo solo grazie. E poi noi vogliamo fare le gagliane, si è interessata ai giovani. Cosa aveva detto? E
giorni, questi tre giorni devo andare alla fonte, è importante per dare una conclusione al paese, perché la crisi non è solo italiana, ma di gente, la Sicilia, Palermo, Catania, ha creato un grosso spostamento di mentalità, mentalità che porta alle difficoltà, e noi dobbiamo superarla, cercando di essere tutti assieme, vicini. Voi avete il vostro presidente Pollita, un grande giovane lavoratore, e ha saputo creare una struttura e va sempre sorvegliare, è sempre vicino, ma soprattutto quando ci vuole facendo concorsi scolastici. E ormai un appuntamento cadenzato visuale questo del 27 di ottobre, mi permetto di dire che però non deve essere un'abitudine banale. In questa giornata noi dobbiamo ricordare la storia, dobbiamo ricordare come dico sempre da dove veniamo, ma dobbiamo anche proiettarci al futuro. Il nostro amico ha parlato poco fa, purtroppo immediatamente, la cosa di un progetto di scuola, lavoro che dovrebbe interessare i nostri giovani. Io vi prego di far grande portavoce di questo progetto, di questa iniziativa, che la ritengo molto importante. Non faremo altro che copiare quello che a volte ormai si fa da decenni, probabilmente da sempre, questo rapporto tra la scuola e il sindaco, il vostro interessamento all'amministrazione comunale che non mancherà sicuramente. Quando voi mi direte che questi progetti saranno fattibili, si potranno attuare, l'amministrazione e in primis il sindaco si sposteranno presso gli vertici delle energie quali ci sono stati sempre da quando sono sindaco di Mirra. A perorare queste cause, vi invito a continuare in tal senso. È stato detto appunto, quindi io non voglio assolutamente essere ripetitivo, è stato proposto anche di dedicare questa giornata del 27 ottobre in modo ufficiale, quindi con delibera di giunta e di consiglio, alla memoria di Enrico. Anche a me quest'anno tocca il compito di condurre questa serata che io faccio molto volentieri, perché ricordiamo in questo momento un grande uomo, Enrico Mattei. Io vi ricordo quel giorno, quel 27 ottobre del 1962, quando piccolissima, assieme a tutti gli altri, abbiamo fatto festa, ed è bello che ogni anno, tramite l'associazione Pionieri e Volontari e Veterani ENI, di cui io mi onoro di farne parte come membro aggregato, è bello che ogni anno Gagliano ricordi questa figura. Questa figura che i ragazzi delle terze medie e della scuola superiore, quinto anno di liceo e di scuola superiore, hanno ricordato in maniera particolare svolgendo un elaborato. La sezione di Gagliano mette sempre a concorso un concorso e poi man mano gli altri diranno le altre cose. E quindi è sempre bello che questa figura venga ricordata. Signore e signori, buonasera e benvenuti a tutti. Ringrazio tutti i protagonisti di questa serata. Sono gli studenti e i ragazzi che si esibiscono. Ringrazio i dirigenti scolastici, che noi abbiamo il vicepresidente della scuola media, il maestro professore Giuseppe Grasso, che dirige il concerto. Ringrazio, ecco, devo dire che questa sera non può partecipare per motivi istituzionali, è dovuto assentare il sindaco e quindi più tardi verrà il vice sindaco. Ringrazio l'assessore alla cultura, l'avvocato Federica Bocuzza, ci sono altri assessori, quindi ringrazio tutta la... Noi siamo tutti italiani, quindi insieme cantiamo
il nostro inno nazionale. Invito tutti ad alzarsi in piedi. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale,
l'associazione Pioneer del Veterano dell'ENI, sezione Mariano, e soprattutto i ragazzi di scuola secondaria di primo e secondo grado. Ringraziarli perché per una bella esperienza vissuta, soprattutto perché leggendo i temi di questi ragazzi sono ritornata un po' indietro nella memoria di quando ero ragazza lì, piccole, soprattutto perché ho visto l'amore di questi ragazzi nei confronti di un personaggio che ha segnato la storia di Gagliano, cioè Enrico Mattei, e i valori che loro hanno espresso, che erano i valori che hanno visto in questi, cioè che abbiamo letto in questi temi, erano i valori che voglio che veramente i giovani abbiano, che abbiano un po' tutti. Sono stati tutti bravi, infatti è stato difficile fare una scelta, purtroppo ci siamo dovuti basare su quelle griglie, quindi l'immediatezza, la spontaneità, diciamo così, a centrare il personaggio. Però voglio ringraziare tutti i ragazzi veramente che hanno collaborato in maniera amministrazione e con la premiazione. Intanto io invito le colleghe, io ancora mi considero collega, ormai sono fuori dalla scuola, e le colleghe è Anna Palmisano per la scuola secondaria di primo grado e la collega Tempi Angelica per la scuola secondaria di secondo grado. A loro sicuramente va il merito di questa partecipazione massiccia, ma non solo a loro, anche agli insegnanti che magari hanno dedicato un poco del loro tempo. Si tratta di una trasposizione della favola di Biancaneve. Per capire meglio, abbiamo cambiato alcuni personaggi. Allora, Italia Neve sarebbe Italia, poi la regina francheligana sarebbero la Francia e l'America, le sette sorelle sarebbero le sette compagnie petrolifere americane e poi il principe, ovviamente Enrico Mattei, e infine la città dove tutto si svolge, la città di Petrolati. Dal bandolcino hanno prodotto gli elaborati tradizionali di Tempi, quindi vado a leggere il terzo tema che è stato scelto. Terra di Sicilia, terra calda, parsa dal sole, amareggiata dalla fatica della gente che non vuole e non può lasciare ciò che è riuscita a realizzare con i risparmi di una vita, sacrificata per il duro lavoro. Terra di mezzo, ponte verso il nord, verso il benessere. Tutti vi passano, ma nessuno vi resta, attratti dalla chimera della ricchezza e impauriti dall'apparente povertà. Chi avrebbe mai potuto avere il coraggio e la voglia di cambiare la disperata situazione di questa terra? Eppure c'è stata una persona lungimirante. Una ragazza di 13 anni e come tutte quelle della mia età difficilmente pensa al mio futuro. Lo immagino certamente roseo, ma lo vivo alla giornata. Se con la mente mi proietto da un domani lontano, mi immagino fuori dal mio paese o addirittura fuori dalla Sicilia, chissà perché. Forse tutti disprezzano la mia terra dal momento che non offre nulla ai giovani. È triste, però, alla mia età sentir dire che questa è una terra maledetta e senza futuro. Tutti dicono che sia diventata troppo sporca, troppo stretta, troppo incivile e corrotta, invivibile. Sicilia mia, riesci a sentire il giudizio dei tuoi figli? Nessuna parola può spiegare quello che si prova nel veder partire tutti gli anni a fine estate, nel veder partire tutti gli anni a fine estate i propri amici e ancora peggio i propri parenti. Neanche più i gustosi cannoli riescono a rendere la mano il magone in gola di chi deve rifarsi una vita altrove e ripartire da zero. Eppure, sentire tutto questo mi amareggia. Sono nata in questa terra che sento mia e vorrei difendere a tutti i costi. La convinzione che nulla possa cambiare, ormai radicata in noi giovani, mi porta a pensare che solo un miracolo ci possa salvare. Enrico Mattei, ex presidente e fondatore di una delle più grandi aziende italiane, l'ENI, che è stato un punto forte per la ripresa economica di una società che in quegli anni era colpita dalla povertà.
La figura di Mattei sarà un esempio per il mio futuro, perché è stato un uomo che ha completamente risollevato, in seguito rivoluzionato l'Italia. Egli è riuscito a sfruttare meglio le risorse che il nostro territorio ha da offrire, costruendo gasdotti e oleodotti, creando così un impero che ha portato nelle nostre case non solo la tecnologia, ma anche nuovi posti di lavoro. Perciò Mattei ha affrontato con coraggio le grandi potenze per controllare il monopolio del petrolio, non piegandosi davanti a loro. Tutto per assicurare un futuro sereno e giovane, aprendo così le porte a un cambiamento che sarebbe continuato. Per mia Virginia Alessandra. I premi consistono in questa sera in una targa e in due libri che sono stati consegnati proprio l'altro ieri dall'Archivio Storico delle. Ogni anno nel programma, come avete chi l'ha letto, c'era il patrocinio del comune e la collaborazione dell'Archivio Storico del Regno. Quindi i libri vengono dati sempre dall'Archivio Storico del Regno. Ecco. Allora consegnano questi premi, le targhe, il signor Pomodoro, primo presidente dell'Associazione Pionieri e Veterani di Gagliano, e l'avvocato Brande, anche lui componente della Società. Terza media, abbiamo la targa. Allora, tre. Alla signorina Pignato, qua dobbiamo consegnare questo premio. Signorina Pignato, io ti consegno questo premio a nome della nostra associazione Pionieri e Veterani, ma principalmente alla memoria del Tito Mongeri. Questa targa la terrai sempre esposta nella tua vetrina, in modo che quando la guardi, sia tu che la tua famiglia, si ricorderà sempre di questa serata e ti ritenirà anche di per sempre. Per l'Istituto Tecnico è Marco Popolo. Consegnano i premi il professore Isabella, responsabile dell'Istituto della Scuola Media di Gagliano, e il sacerdote Vito Vasco. Vengo da Gran Nuova, sono arrivato a Gagliano e devo ringraziare i colleghi per l'accoglienza calorosa che mi hanno giustamente permesso di godere. Resto spero per parecchi anni, tra l'altro Gagliano non mi è il nuovo paese, c'ero stato quando facevo insomma la supplenza, poi ho avuto anche diversi colleghi, alunni al magistrale di Egina, che oggi sono le mamme di alcuni ragazzi, mi vedete un po'. Anche la moglie del mio vicepresidente, collaboratore, praticamente è stata un'alunna mia, che si è stata davanti. Immaginate quando si sono fatti grandi, sono cresciuti loro.